Just gonna stand there and watch me burn. Well, that's alright because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. Well, that's alright because I love the way you lie. I love the way you lie. I can't tell you what it really is. Avevate un giocatore importante da sostituire, importante perché era stato protagonista l'anno scorso nella vittoria del campionato come Loferini. L'avete sostituito con Porcellini, un giocatore che in questa categoria sta facendo la differenza ed è il capocannoniere del campionato. Eclettico, è un giocatore eclettico, è un giocatore che parte la partita a 36 punti, dove non sbaglia il canestro, può parte la partita a 36 punti dove fa 8 su 28 al tiro. Vabbè. Ho visto un commento su internet di una partita di NBA, dicevano questa qui Miami dovrebbe battere Boston, non so, una roba del genere. La cosa importante è farne uno in più degli altri e subirne uno in meno degli altri. Come fai non importa, la cosa importante è farlo. Quindi di Andrea non posso dire niente di male. Fabrizio è una squadra con tanti ragazzi, non tantissimi, però diversi ragazzi giovani che magari hanno meno esperienza di te per questo campionato. Voi comunque i giocatori più esperti fate un po', diciamo, un po' da chioccia a questi ragazzi giovani. Sì, poi ci proviamo, anche perché comunque quando giochi, quando fai allenamento che il ragazzino non sa fare una cosa, se la dimentica, oppure gli fai bue e si prende paura. Ti viene da arrabbiarti, però io il secondo giorno d'allenamento ho detto con Guglielmo, questo sintomatico, ho detto: Gugu, io ti romperò le scatole, ti stresserò, ti starò dietro, ti farò due urli. Non lo faccio perché non so cosa fare, lo faccio perché comunque sei un giocatore, quindi devi prenderti le tue responsabilità. Sarò pesante di quello che vuoi, ma non lo faccio perché quindi questo è un po' lo spirito che c'è con i giovani, con Filippo, Di Cillo, anche lui che arriva, si impegna, ci dà, quindi Presic, anche lui, anche se ha 22, 23 anni, comunque è ancora giovane. Cerchiamo di mettere noi vecchietti, di mettere al servizio loro, metterci al servizio loro per farli maturare, insomma, cosa che dovrebbe essere un po', diciamo, il trend per far migliorare la pallacanestro nel settore imolese. Fabrizio, sotto canestro, diciamo, come reparto siete abbastanza forniti, hai come compagno di reparto un giocatore come Giovanni Sciave che ha sicuramente tanta esperienza. E com'è giocare con un giocatore così? Mitico gioco, no, non posso dire niente. È una persona tranquilla, ti sa dare l'incitamento giusto, ti sa dare sicurezza, insomma, sai che ti aiuta se hai bisogno, quindi è un'ottima persona. Fabrizio, in campo la domenica ci vanno i giocatori, però c'è anche un allenatore in questa squadra che vi allena durante la settimana e poi durante la partita vi dà quella carica, quell'energia, quelle strigliate che poi vi servono per vincere le partite. Stiamo parlando di Carlo Marchi. Allora, Carlo, ci sono tante volte che non andiamo d'accordo, ma ormai lui si è abituato a me e io mi sono abituato a lui. Ti sa motivare, ti sa dare la giusta carica nel momento in cui serve. Lo so fare bene perché essendo stato ex giocatore, quindi sa cosa prova un giocatore quando è in campo, quando ha bisogno di una sferzata o meno. Ogni tanto ridiamo, scherziamo, ma quello è come tutte le migliori famiglie, insomma. Però sì, una buona persona. Giocatori di esperienza nella tua squadra non mancano di certo, abbiamo anche Alessandro Romboli. Sì, dicevo prima, Alessandro l'avevo messo, vabbè, Alessandro lo metto in quelle 3-4 persone a cui ho chiesto
a cui ho chiesto pazienza in questi momenti e me la sta dando. Ci sono dei problemi, bisogna lasciarmi fuori dal campo, però a volte ti vengono dietro. Lui, Carlo e altre persone lo stanno facendo, quindi niente da dire. Un ringraziamento. Grazie. I romboli in squadra da voi sono due, parliamo anche del fratello di Alessandro, Max. Max non si può dire niente, solo esperienza. È l'esperienza fatta persona, quindi ti sa dare la palla giusta, il ritmo, ti dà la cazziata nel momento che serve. Quindi non si può dire niente di lui. Quindi, non penso di aver detto niente di nuovo, insomma. Un giovane del vivaio che è arrivato fino alla prima squadra, Lollo Dal Pozzo. Io e Lollo l'anno scorso eravamo la coppia che litigava di più. Non andremo fuori a cena la sera, non andremo al cinema insieme, però quest'anno Lollo sta facendo il suo compito, ha capito quando è il momento di partire a mille e ha capito quando è il momento di far ragionare la testa. Può avere una buona carriera, deve solo capire a volte di tenere a freno il suo impeto giovanile, onde evitare di fare degli errori. Un altro compagno di reparto, Paolo Di Placido. Dipla numero uno è veramente... Io con lui, non so quanti anni che ci gioco insieme, credo di non aver mai alzato la voce, proprio anche perché quando sbaglia ti dà tranquillità, quindi Dipla è un giocatore da tenere stretto. Un volto storico della Virtus Imola e nella Virtus dal 1970, Balù. Balù, il campo lo devi pulire meglio, perché fa cagare, quindi puliscilo. No, gli vogliamo tutti quanti bene. Non si può, non possiamo non volerlo. Fabrizio, la miglior partita di sempre nella tua carriera? Allora, a livello di punti, contro Riccione, ma ti parlo nel 2000 e non so quando, che avessi 27 punti, clamoroso, non mi spiegai neanche come si dice fare, a livello di punti. A livello di costanza, quindi vuol dire anche fare un 0, o 2, o 3, o non so, 0 su 5 da 3 punti, e tutte le ultime dei settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, gli ultimi 5 mesi. Anzi, scusa, 5 mesi di partite di quest'anno. Ultimo anno, dai, ultimo anno solare, via. Indipendentemente dal tabellino. Possiamo fare un miglior quintetto con i compagni, ex compagni di squadra che hai avuto in tutti questi anni? Allora, mi viene a dire questo, allora, Trotta, cioè, compagni nel settore giovanile a Bologna, poi come 5 ti metto Luca Sonego, veramente un signore. E poi gli altri, mi dispiace, cioè non sono capace di mettere un quintetto perché sono avuto la fortuna di poter giocare con tutti gli ottimi giocatori. Fabrizio, chiudiamo con un saluto agli amici di sportimolelite.com che ci guarderanno numerosi come sempre. Allora un saluto a tutti i visitatori del sito sportimolelite.com e un complimento agli organizzatori che stanno facendo un buon lavoro.